Ciao, io sono Gioia e questo è il primo ricordo di Riley, quando è appena nata. I suoi genitori la guardavano. Qui dentro ci sono solo io. Sono sola! C'è nessuno! C'è solo Gioia. Wow, è bellissima la vita con solo Gioia. Yeah! Ciao amici, sono Loki e oggi sono gioioso. Sì, mi brillano gli occhi. Solo che oggi sono un po' triste. Ma ci penserà Gioia. Va bene, Gioia, fai un sorriso, ti prego. Cos'è quella faccia? Così, fai un sorriso. E voi? Avete lasciato un mi piace? E vi siete iscritti al canale? Io sono cattivo, sono arrabbiato, sì! Vediamo, dove sono le mie palle? Eccolo, ho trovato le mie due palline. Per favore, donatemi dei Bobux. Sono così invidiosa dei vostri soldini. Totali di Robux donati? Zero! Adesso spiegatemi per quale motivo dovrei comprare l'ansia. Cioè, la gente di solito... No, non la voglio comprare. La gente di solito cerca di far tutto per non avere ansia. E in questo gioco ti vogliono far comprare ansia. Buy anxiety. Buy anxiety. Oppure compra il cringe. Compra l'imbarazzo. Chi vuol comprare l'imbarazzo? Cioè, al massimo comprerei, non lo so, non voglio far body shaming, ma una piccola... Non voglio comprare imbarazzo! Voglio comprare una piccola... No! Una piccola operazione chirurgica al naso! Perché questo naso va bene che è body shaming e non si deve prendere in giro il corpo degli altri, ma questo naso non è normale, c'è una malattia, imbarazzo, non ti voglio comprare. È noi. Parliamone. Tu sei la noia, ma non sei la noia normale, sei la nasoia. Perché questo naso, anche tu, cioè, non lo so, cioè, come Pinocchio, forse hai detto un po' troppe bugie. Chi vuole comprare la noia? Cioè, non c'è compra divertimento, no. Cioè, compra tutte le emozioni più cattive. Cioè, compra la noia, compra l'ansia, compra l'imbarazzo, compra, perché buy vuol dire compra. Compra Bing Bong, che non esiste, quindi compri il nulla, e compra l'invidia. Invidio tutti quelli che hanno comprato in vita. Infatti adesso mi sa che l'acquisto vale 35 Bobux. Oh mio Dio, la sto comprando. L'ho comprata. Ho comprato Nvidia. Aspettate un secondo. Esco un secondo dal gioco e vediamo se l'abbiamo comprata veramente, perché dovrebbe essere un cappuccio. Quindi andiamo in personalizza, accessori. Oh mio Dio, l'abbiamo comprata. Oh mio Dio, siamo Nvidia con i miei capelli. Ciao ragazzi, invidio tutti voi che potete guardare il video di Loki, perché io non posso farlo, sono Nvidia. Adesso devo capire un attimo che casino stanno facendo le altre emozioni. Perché qua io mi arrabbio. È perché qui mi avevano detto che le emozioni erano tutte simpatiche e carine, eh? Ma poi sono arrivato io. Eh già, ma me la sto prendendo con me stesso. Sì, me la sto prendendo con me stesso. Qua ci devo pensare sempre io. Sì, devo pensarci sempre io a risolvere tutto. Guarda qua, tutto il percorso della rabbia. Mi fate diventare rossa! Non sono cattivo, ragazzi. Non mi sono, penso, mai arrabbiato in vita mia. Ma oggi siamo rabbia. E la rabbia ce l'abbiamo tutti. No, disgusto. Che schifo. Mi fa veramente schifo. Perché è caduta? È scarsa. Oh, cos'è la porticina? Possiamo tornare Gioia. Disgusto, cosa ci fai qua? Anzi, disgusto, cosa ci fai qua? Sono gioiosa. E tu, Nvidia, cosa stai facendo qui? Nvidia. Dai, ti dono. Posso donargli qualche Bobux? 5 Bobux. Non lo so, non c'è tipo avarizia o taccagnità con le braccine corte. Vai Gioia, tu so che qui... No, aspettate, nella memoria a lungo termine scrivetemi qui sotto chi è il più bravo personaggio di Inside Out 2 a muoversi dentro alla memoria a lungo termine. Io lo so, vediamo se riesco a farvi un trabocchetto oppure riusciamo a dirvi la verità in qualche modo. Qui ci sono tutti i lavoratori, ci sono i poliziotti che lavorano tutti nella memoria a lungo termine. C'è qualcuno che ha studiato tutto il tempo il manuale della memoria a lungo termine. Chi è? Ah, giusto, sono io. Ma perché devo sempre essere io a studiare libri? Io, guardate, ho gli occhiali. Perché? Ormai ho studiato troppo e mi si sono incrociati gli occhi. Ho perso la vista, talmente mi hanno fatto studiare tanto. E io sono triste. Io sono anche morta. Devo rifare tutto. Sono molto triste, sì. E tra un po' mi sto anche per arrabbiare. Ma no, aspetta. No. Riesco a trattenere la rabbia. Io, d'altronde, provo soltanto
un'emozione. Sarò triste per sempre, da tutta la vita. Se solo qualcuno potesse tirarmi su un po' il morale con un mi piace, per favore. Oh, siamo alle credenze, non quelle della cucina. Siamo a tutto quello, ciò che crede Riley. Teoricamente dovrebbero essere le credenze. Ma ora saliamo. Ah, ma io devo prendere il paracadute. Ok. Sono il paracadute, c'ho il paracadute. Come si chiamava tra l'altro questo fiume? Ah, forse è il fiume dei pensieri, sì. Era il fiume dei pensieri, me l'ero dimenticato. Perché sto rifacendo questa cosa? Perché questo gioco non è facilissimo. E mi sto anche forse un po' arrabbiando. Sì, tra un po' torno rabbia, eh. Ditemi intanto la vostra qui sotto nei commenti, ovviamente, la vostra emozione preferita. A Immaginandia! La terra dell'immaginazione con tutte le patatine, gli hamburger. Qua ci possiamo mettere bim bong, bim bong. Come faceva la canzone? Bim bong, siamo nella terra dell'immaginazione. Bing bong, bing bong. Non voglio fare spoiler, ma bing bong, gli diciamo ciao ciao, bim bong, bing bong. Questa è stata la scena più triste del film e ho pianto come tristezza. Bim bom, bim bom, sono bim bom, bim bom. Ok, non era uno spoiler che moriva, eh. Cioè, sono morto io perché non sono bravo a camminare sulla lava. Oh, ma guarda un po' chi c'è. C'è un lavoratore. C'è un lavoratore. E qui chi si nasconde dentro questa casetta? Fatemi vedere chi c'è dentro questa casetta. Spero non mi state guardando in faccia mentre faccio queste voci. Dentro questa casetta chi c'è? Bim bam, bim bam. Sono bim bam, bim bam. E guardate come schivo queste carte. Bim bam, bim bam. La memoria a lungo termine. Ma io sono la scorciatoia che è proprio dietro di me. Bim bam, bim bam. Non ci si dovrebbe andare perché è un decompattatore dematerializzato. E bim bam, bim bam. Oh. Torniamo con rabbia. Io sono rabbia e non voglio morire come Bing Bong. Prima, non è uno spoiler, è morto nel lobby di Roblox. Non voglio morire, aiuto. Non mi è tremata la cam. Cioè, io non sono tremato. È un effetto che trema. Non sto tremando io. Non sto tremando io. Ancora una volta. Che vuoi? Se muoio ancora una volta, giuro che... E rieccoci! Tranquilli, non è successo niente. Saltiamo questa cosa rossa di rabbia. Non c'è problema. Dobbiamo solo fare attenzione di non cadere, perché sai com'è. Qua si cade ogni due per tre. Oh, aia! Non dovevo saltare. Anzi, non dovevo saltare. Un piccolo slalom. Non vedo l'ora di cambiare emozione. Non mi piace essere arrabbiato. Ah, finalmente. E siamo adesso nei cavò. Proviamo ad aprire un cavò. Oh, si è aperto. Proviamo a entrarci. Posso entrarci? C'è nessuno? C'è una luce. No, forse è la luce della morte che si vede in fondo al tunnel. Come si esce? Aia! Sono intrappolata! Gioia, intrappolata, aiutatemi! Apriamo e teniamo in mano la lucina. Oh, guardate quanto è luminosa. Ma questa? Forse qui tengono le emozioni represse. Sì. Spero di non finirci mai qui dentro. Voi che dite? Ci finirò mai qui dentro? Sì, Loki, sì, ci finirai. Non saprei mai gioire come una volta. Ma vi siete mai chiesti che cosa vede papà nella sua testa? Oh, gioia, sì. Forza, fai gol, fai gol, fai gol. Eh sì, il papà guarda sempre le partite. E invece cosa penserebbe mamma? Eccoci arrivati. Oh, ma certo che pensa Pedro, 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 Pe. Mi piace Pedro, Pedro, a Santa Fe. È il pilota degli aerei. Io mi sento gioiosa. Sì, sì, sì. Amore, sposami, sposami, por favor. No quiero más mi marido. No. Io quiero ti, Pedro, Pedro, Pedro. E ora dove siamo arrivati? Ma questa... Oh mio Dio, sto scivolando. Sto scivolando. Oh, siamo su una pista da hockey. Qui è dove Riley si allena. Wow, goal! Sì, la passa gioia che poi diventa ansia. Oh, sì, ansia. Vai, è passata la palla. Adesso ripassala. Sì, ansia, passala. Vediamo tristezza. No, non riuscirò mai a fare gol. Non so già che perderò. E invece ce la farai. No, non ce la faccio. E invece sì, ce la farai. Ce la farai. Gol. Ed è il turno di ansia. Ansia? No, qui è tutto verde. Ah, ma questa è la testa di mamma. Guardate. No. Di chi è? Sta guardando papà? Non lo so. Papà mi mette ansia. Oh, guarda! Avete visto? Sarò la nuova arrivata. E vi ho intrappolato tutte! Bene, state lì dentro. Dun dun dun. C'è nessuno? Sono ansia. Ho escogitato 7 miliardi di piani per intrappolarvi qui dentro. E alla fine ce l'ho fatta. In un bel barattolo. Ciao!
ciao. Ce l'ho fatta, il mio piano ha funzionato. Ok, non ho pensato a questo. Il mio piano funziona. Ok, non avevo pensato neanche a questo. Devo pensare che forse devo andare ancora a sinistra e poi a destra. Sì. Sono troppo intelligente. Senza di me, Riley non è niente. Senza di me, Riley non può avere successo nella vita. Non può finire quest'hobby. Giusto, Ansia? Giusto, Ansia? Non può finirla, non può finirla quest'hobby senza di me. Ed è per questo che io sono qui ad aiutarla. Ho quasi finito. Siamo arrivati alla fine. Vedo il cavò. Dove ho rinchiuso tutte le emozioni. Sì, eccoli. Abbiamo rinchiuso tutte le emozioni qui dentro. Abbiamo rinchiuso tutte le emozioni qui dentro. E anche qui dentro. Insomma, un po' ovunque. E mi prendo anche... Oh, Ansia è velocissima, Ansia. Oh, lascio la scia. Avessi potuto farla così, lobby. Aia. C'è un po' d'ansietta ovunque qua, eh. Sì, c'è un po' d'ansietta da tutte le parti. Ma questa mappa non è finita, perché se lasciate mi piace al video, la allargheranno e ci saranno sempre più zone. Oh, oh, che cosa è successo? Siamo stati imbarattolati? Siamo diventati un'emozione repressa? Riley non potrà più avere più gioia. E dovete lasciare un mi piace, per favore. Sì, lasciate un mi piace e mi libererò da questa bolla. Tra 3, 2, 1... Libera! Ci manca soltanto l'ultima zona, il labirinto delle nuvole. E siamo tornati noi, perché io ho sempre la testa tra le nuvole. E tra poco vedremo la fine. Ci manca ancora pochino. Oh mio Dio, questa dovrebbe essere tipo la terra dell'immaginazione. Sì, sì, è questa, è questa. Ma dobbiamo ancora superare un piccolo ostacolo. Se ci trasformiamo in rabbia, il fuoco batte il fuoco. E quindi riusciamo a sorpassare tutti questi ostacoli. No, piano, piano. Potrei anche farmi... Ah, il bagnetto nel fuoco. Guarda come brucia. Ah, tante fiammelline nei commenti. Tante emoji delle fiammelline. Stiamo bruciando, ma non ci importa. Perché tanto ci pensa Tristezza con le sue lacrime a spegnerci. Siamo usciti anche da questa piccola hobby qui. E ci rimane soltanto da entrare... dentro pericolo rimani fuori. Ok, da rimanere fuori o da entrare? Non lo so, c'è scritto pericolo, forse possiamo entrare. Oh mio Dio, mi sto pixellando. Mi sto pixellando tutto. Anzi, oh mio Dio, mi sto pixellando tutto. E ora che non siamo più arrabbiati, siamo arrivati davanti alla porta di servizio per scappare dalla terra dell'immaginazione. Pericolo rimani fuori. Dai, entriamo lo stesso, non ci potrà mica succedere niente. No, mi sto pixellando sempre di più. Cosa sta succedendo? Anche la mia faccia. Ci stiamo decomponendo, stiamo diventando astratti. Oh mio Dio, no, dobbiamo tornare normali, usciamo. Wow, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati normali. Oh mio Dio, più o meno, aiuto, cosa stiamo facendo? No, ci sta riportando a casa forse. Sì, credo che siamo tornati. Siamo tornati al quartier generale. Paura? Cosa stai facendo? Meno male che sono tornato. Adesso ci penso io a mettere un po' di gioia in questi bottoni. E questo pulsante rosso che cos'è? Voi lo sapete? Scrivetelo nei commenti. Qualche bip bip bip. Voi avete già fatto bip col mi piace. Noi alziamo e tiriamo giù la leva e ci salutiamo al prossimo video. Non siate arrabbiati. Anche se ogni tanto è bello far uscire le fiamme dalla testa.